Metroid Dread torna anni dopo il primo concept con alle retini lo stesso team di Samus Returns. Ecco quello che abbiamo scoperto sul quinto capitolo della serie 2D dopo la presentazione delle tre e una bella intervista con lo storico director Yoshio Sakamoto. Quando nella metà degli anni 2000 Yoshio Sakamoto stava lavorando a un seguito di Metroid Fusion, non era soddisfatto del risultato. Voleva che la quinta avventura 2D di Samus Aran fosse graficamente all'avanguardia, con la cacciatrice di taglie che avrebbe affrontato un terrificante nemico mai visto prima. Doveva uscire su Nintendo DS con il nome di Metroid Dread. Nel frattempo, però, uno studio texano aveva realizzato per GameCube l'impressionante Metroid Prime e con il franchise ormai avviato verso il terzo capitolo in 3D, l'action bidimensionale a cui stava lavorando Sakamoto non ha convinto Nintendo a proseguire nel progetto. Nonostante qualche riferimento sia spuntato negli anni, Metroid Dread è così finito in un limbo per 15 anni, completamente dimenticato fino a quando la compagnia giapponese non ha cominciato a collaborare con Mercury Steam, lo sviluppatore spagnolo dietro Castlevania Lord of Shadow. La collaborazione ha portato a Metroid Samus Returns, un lavoro che ha convinto Sakamoto a continuare la collaborazione in Metroid Dread. È per questi motivi che la presentazione del gioco per Nintendo Switch ha suscitato emozioni così diverse. Se i più giovani guardavano incuriositi a questo nuovo gioco in due dimensioni, chi da quasi 20 anni aspettava un vero seguito di Metroid Fusion è saltato dalla sedia non appena la sigla Metroid 5 è apparsa all'inizio del trailer. La saga di Samus, quella Samus, ha finalmente una conclusione e Sakamoto ci ha promesso un finale col botto. Mettete da parte la storia di Metroid Prime, dimenticate pure la parentesi di Other M. Gli eventi di Metroid Dread riprendono esattamente dal termine di Fusion, con Samus che viene inviata sul pianeta ZDR dalla Federazione Galattica. Non c'è però bisogno di aver giocato gli episodi precedenti né il remake Samus Returns, visto che una sequenza introduttiva riassume gli eventi principali dei primi 4 capitoli della saga. La vera novità sta nella nuova e terrificante minaccia che Sakamoto ha elaborato rispetto ai primissimi concept di 15 anni fa. Nelle regioni che esploreremo si trovano gli Emmy, 7 robot indistruttibili che perlustrano la mappa e inseguono Samus non appena la individuano. Dal trailer non era chiaro quanto fosse costante la loro presenza, ma il timore di un'esperienza perennemente ansiogena è sparito non appena Nintendo ci ha spiegato più nel dettaglio come funzionerà il design dei livelli. Mentre vediamo Samus attraversare le caverne e le strutture della regione di Artaria, appare più chiaro che gli Emmy si trovano solo in specifiche zone della mappa in cui si entra e si esce consapevolmente, permettendo di alternare momenti di panico totale in cui la tensione è molto alta e ci si trova spesso a nascondersi e fuggire, ad altri più calmi, in cui si può esplorare coi ritmi e i tempi a cui i fan di Metroid sono più abituati. Tornano allora molte delle convenzioni della serie. Gadget e power-up permettono di aprire nuovi percorsi in zone già esplorate, alcune pareti possono essere distrutte per creare passaggi o alterare il livello dell'acqua, mentre non mancano le classiche stazioni in cui scaricare la mappa e ripristinare la salute di Samus. È quando si entra in una zona Emmy che Metroid introduce dinamiche e sensazioni completamente nuove per la saga. La musica cambia e si fa più discreta per mettere in evidenza i rumori dei passi di Samus o i versi dei nemici nei paraggi. Ogni volta che la cacciatrice fa un rumore, un bip e un anello giallo ricordano che i suoni possono attirare l'attenzione di un Emmy, spingendo a perlustrare con molta più attenzione l'area in cui ci si trova. Quando la protagonista entra nel cono visivo del robot, comincia l'inseguimento. La musica cambia improvvisamente per comunicare un senso d'urgenza, mentre un anello rosso attorno a Samus indica che si è attualmente inseguiti. Considerando che gli Emmy possono continuare l'inseguimento attraverso più stanze di una stessa area, la cacciatrice, ora preda, deve reagire all'istante e pensare in fretta. Ci è stato mostrato un esempio in cui, correndo nel tentativo di non farsi raggiungere, bisognava studiare l'area circostante in cerca di un modo per sbloccare uno stretto passaggio, colpire dei blocchi senza fermarsi e scivolare in un cunicolo prima di essere braccati. È un'idea rischiosa, ma che se ben bilanciata e ben distribuita all'interno della mappa, può tenere sempre alto il ritmo e l'attenzione senza sfiancare chi gioca. La velocità di movimento degli Emmy, l'impossibilità di distruggerli con armi convenzionali e la loro capacità di eliminare Samus appena la toccano sono tutti fattori che contribuiscono a far sentire il giocatore impotente. Ma questo non vuol dire che la protagonista sia completamente indifesa. Nel corso del gioco Samus sarà in grado di utilizzare gadget che le permettono di mimetizzarsi per qualche istante, può nascondersi dietro piattaforme o casse per evitare il cono visivo dei nemici e come ultima chance può neutralizzare l'attacco fatale di un Emmy premendo il tasto col giusto tempismo, lasciandolo intorpidito per il tempo necessario a levare le tende. L'animazione dell'attacco però cambia ogni volta ed è molto difficile riuscire a prevedere il momento esatto in cui bisognerà premere il pulsante.
Di cinematiche più o meno interattive ce ne saranno diverse nel corso dell'avventura, andando a enfatizzare i momenti più spettacolari negli scontri coi boss. Nintendo ne ha mostrato uno, una gigantesca bestia aliena con una coda da scorpione e l'abilità di diventare invisibile. Come da tradizione richiede lo studio dei pattern d'attacco, l'individuazione di una via di fuga e la ricerca di uno o più punti deboli da colpire con l'arma più efficace. È l'esperienza più classica di un Metroid 2D, ma Mercury Steam l'ha resa più moderna e più fluida, conferendo a Samus nuove tecniche e possibilità di movimento. Per esempio, si può mirare in ogni direzione mentre si corre, eseguire scivolate senza la necessità di trasformarsi in morfosfera, oppure neutralizzare i nemici con un poderoso montante corpo a corpo. Tutti ingredienti che assieme rendono l'esperienza più frenetica e reattiva. In particolare, la combinazione della scivolata e del colpo melee, una volta perfezionata, diventerà sicuramente fondamentale per navigare rapidamente le regioni del pianeta. A quasi 20 anni dall'uscita di Fusion su Game Boy Advance, Sakamoto ha anticipato che Metroid Dread rappresenterà la conclusione dell'arco narrativo dei Metroid, quello iniziato nel 1986 su NES e che per quasi 20 anni ha attraversato diverse console casalinghe e portatili. Le premesse per un gioco di alto livello ci sono tutte, con il team di sviluppo che ha voluto proporre un'esperienza aderente al DNA di Metroid, ma che allo stesso tempo appaia più moderna nel gameplay e sia in grado di comunicare nuove sensazioni con una minaccia più pressante che mai. Arriverà l'8 ottobre 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Voi cosa ne pensate delle novità mostrate finora? E qual è stato il vostro rapporto con Samus fino ad oggi? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato il video interessante, lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.